Luce, giorno, attraverso il giardino di fretta, percorro il labirinto. Tutto presente, ma nulla vedo, presa solo dalla mia vita, rapita dalla solita routine quotidiana. Nulla di speciale appare attorno a me. Cammino, parlo, respiro. Poi buio, notte. Il tempo si ferma e mi ritrovo immobile, nella mia stanza, senza colori, senza profumi. La tristezza mi avvolge e improvvisamente ho la sensazione che mi sia sfuggito qualcosa, come vento tra i rami nudi. Un malessere indefinito, intrappolato nel labirinto, senza una via d'uscita. Lunedì 12 ottobre 2020. In data odierna il numero di casi positivi in Italia al virus Covid-19 ammontano a più di 4.500, quasi 350.000 in tutto il mondo. Inutile girarci attorno. Stiamo vivendo un periodo storico di importante rilievo, dove la scienza e la medicina combattono quotidianamente con questa vera e propria pandemia. In quanto cittadino italiano e del mondo, sono preoccupato per ciò che ci servirà questo futuro e che angoscia momentaneamente questo presente. Trovo che informarsi e rimanere aggiornati verso tale tematica non sia un qualcosa di cui sentir vergogna. Al contrario, deve essere un elogio al fatto di non trascurare ciò che sta succedendo proprio al di fuori della nostra porta di casa. Seppur avendo solo 17 anni, credo che sia nostro dovere preoccuparci di ciò che noi, generazione futura, dovremmo occuparci negli anni a venire. Non si è mai troppo piccoli per essere grandi. I problemi che affliggono la quotidianità devono essere appresi per una maggiore informazione e consapevolezza. Venite. E poi finalmente, luce, giorno, il sole illumina ciò che c'è sempre stato, ma che io non ho mai visto. I violetti con le loro siepi esprimono emozioni, il cielo azzurro pone in luce gli splendidi colori dei fiori appena sbocciati, le rose rampicanti ti abbracciano come per ripararti, le essenze arboree emanano profumo di natura e di libertà. Gli uccelli canterini risvegliano i cuori, il venticello fresco fa danzare le foglie. Ed infine, il magico labirinto verde, svolta dopo svolta, ti accompagna verso nuove speranze. Anche la mia città è colpita da questa pandemia. Ferrara, infatti, centro culturale dell'epoca rinascimentale, registra un totale di 81 casi positivi al virus nella giornata di oggi. Nel bel mezzo di questo tunnel buio, dove ansia e preoccupazioni tendono a prendere il sopravvento, trovo uno scorcio di luce che sembra come mostrare la via d'uscita. A rassicurarci è un energico raggio di speranza e positività. La positività di ognuno di noi sta nella prospettiva di come si osserva e reagisce alle situazioni che si presentano. Colgo così la palla al balzo per raccontare della mia personale prospettiva di osservazione. Il raggio luminoso che caratterizza la mia idea di speranza proviene dal giardino di Palazzo Costabili. Fino ai primi del Novecento, il giardino era un semplice spazio coltivato a orto, ma negli anni 30, in occasione del restauro per l'apertura del Museo Archeologico, fu ricreato un ambiente nuovo, frutto di una ricostruzione immaginaria di un giardino rinascimentale. Dopo gli anni 50 furono aggiunti il labirinto, la galleria delle rose e altre specie arboree, perdendo così l'unità formale. Metaforicamente parlando, l'epoca che ci appartiene si può intendere come un vero e proprio labirinto, proprio come quello del Museo Archeologico di Spina, dove percorrendo tutte le sue infinite vie, travagliate e strette, vi si possa veramente arrivare ad una fine, una via d'uscita corretta. Anche se può sembrare banale e astratta, la mia idea si fonda su un'immagine della società di oggi strettamente collegata al labirinto di Palazzo Costabili. Immagino infatti la società odierna percorrere tutte queste vie, giuste o sbagliate che siano, con l'intento di trovare un'unica via di uscita, proprio come se io stessi percorrendo il labirinto del museo, passo dopo passo, cercando di seguire il percorso che mi porterà finalmente alla sua fine. Il mio messaggio di positività, la mia prospettiva di osservazione, quindi, è appunto credere fermamente che, come in ogni labirinto, ci sia una via di uscita e solo percorrendolo tutto si possa poi finalmente raggiungerla.